Ciao da Federico, oggi sono qui con la C McWheel TP26, un vero mostro, una fat bike elettrica biammortizzata con freni idraulici. A prima vista può piacere o meno, certamente saliti in sella non mancherà il divertimento. Oggi sono qui per farvi vedere un test recensione di questa bici, ma saliamo subito in sella e andiamo a vedere poi le sue caratteristiche e la sua autonomia mostruosa. Sono in una strada privata, quindi posso testarla alla massima velocità e potenza del motore. Qui c'è una bella salita in ghiaia, una mountain bike normale non ce la farebbe, solo un mezzo pesante, ma con questa fat bike possiamo tentare. E wow, ce l'ha fatta. Mi trovo adesso in modalità 2D5, è un bellissimo viaggiare, sono a 20 chilometri orari con pochissima fatica. Il motore ha un ottimo equilibrio tra spinta, trazione e velocità, non è mai brusco e quindi consente di spostarci in completa sicurezza e controllo. Il copertone largo con questa quantità d'aria e biammortizzato non fa sentire le asperità di questo terreno. Io che sono abituato in mountain bike devo dire che tra la sella imbottita e ammortizzata, in un percorso del genere ci si diverte e parecchio. Chi si immagina una bici come questa può pensare a vederla nelle spiagge. In realtà con l'avvento dei motori a pedalata assistita si possono fare veramente dei tratti in pura sicurezza. Abbiamo un'impronta a terra molto larga data dai copertoni. In questo mezzo una biammortizzazione, un motore che assiste sempre gradualmente. Sono in assistenza 2 e sinceramente mi dà un'estrema spinta, quella necessaria per un tracciato del genere. Sull'asfalto dà un'estrema sensazione di sicurezza, c'è anche un clacson con un tasto di sotto della manopola di destra elettronico, ma anche qui nello sterrato dà il suo meglio. Anche nelle salite più impegnative riesce a scavalcarle senza grossi problemi. Vediamo anche qui con un fondo sconnesso, in queste salite belle impegnative non abbiamo nessun problema, neppure in discesa, qui addirittura tanto scassato, ma con dei freni idraulici possiamo tracciare anche nuovi sentieri. Abbiamo sempre la sicurezza nelle mani. Quindi che dire, un mezzo che grazie anche al suo peso è stabile su asfalti, anche in brutte condizioni, e anche su sterrati per andarvi a divertire come sto facendo io oggi, senza nessun timore e paura. Anche qui il fondo è più scivoloso, anche nei fondi bagnati o scivolosi si comporta veramente in modo ottimale. Qui mi trovo in una specie di bike park naturale in una zona privata e guardate che spettacolo, è un mezzo dove si ha sempre il controllo. Vado a testare anche la velocità massima, sono qui in una zona un po' sterrata, anzi molto sterrata, e diamo il massimo che possiamo ottenere. C'è anche del fango, nessun problema. Su strada c'è una grande sensazione di sicurezza che viene trasmessa anche in questi percorsi. Wow, veramente è un mostro, si riesce a muovere tranquillamente. È una fat bike che mi ha convinto per la sua autonomia. Abbiamo un potente motore a mozzo di 750 watt e 48 volt abbinato a una batteria da 17 ampere ora e 48 volt 816 watt. Mi ha permesso di completare un giro con pochissima fatica, quasi nulla, con diversi sali e scendi su percorsi sterrati, comunque leggere strade bianche e asfaltate, e sono riuscito ad avere un'autonomia di 81 km con il mio peso 90 kg e 1,88 m di altezza. La bici viene sbloccata quando la riceverete a casa, ma velocemente potete adattarla alle norme vigenti in Italia, quindi velocità massima di 25 km orari e il motore ha una potenza nominale di 250 watt.
un e-bike che mi ha dato subito sicurezza grazie alla sua solidità e al suo comfort. Abbiamo infatti un sellino ben imbottito e ammortizzato con due belle molle, due ammortizzatori molle su olio, sono stati sviluppati per il comfort, hanno una leggera corsa 40 mm sia anteriore che posteriore, ma abbinati a un copertone così largo e alto, su strade accidentate, su strade bianche con diverse buche e anche percorsi leggermente sconnessi, si è veramente comodi. Sicurezza vuol dire anche i freni sono dei freni idraulici e questo rispetto a un freno meccanico è un altro mondo. Per un mezzo di queste dimensioni e questo peso sono veramente indispensabili e rendono sicuro e affidabile il mezzo. Il cambio è un cambio entry level, visto il prezzo non potevamo pretendere di più, è un cambio che ho già utilizzato e mi sono trovato bene. Queste cambiate vanno effettuate sempre alleggerendo la pedalata e quindi mai sotto sforzo per non andare a danneggiarlo, è molto facile e intuitivo. Mi piace molto la guarnitura qui anteriore, dove abbiamo due parti che vanno a tenere in sede la catena, un telaio in alluminio, un passaggio cavi all'interno in modo tale che non ci sia un'usura da sfregamento. Troviamo dei pedali metallo con dei bei pin che consentono una bella presa con la suola della scarpa. La struttura del telaio in alluminio e dalla sua forma e le sue dimensioni si può subito capire che è stata dimensionata opportunamente al peso e alla dimensione di questa e-bike. Un bel portapacchi molto solido e anche sovradimensionato rispetto a quelli classici che siamo abituati a vedere. Un parafango anteriore e posteriore in una plastica di buona qualità rigida con dei supporti in metallo che vanno a agganciarsi sull'ammortizzatore anteriore e sul telaio per quanto riguarda il parafango posteriore. Un bel cavalletto, anch'esso sovradimensionato rispetto alle bici che siamo abituati a vedere e quindi rende la bici molto stabile. Nella parte destra troviamo anche l'acceleratore, mezzo giro, la bici ha una risposta immediata e può essere tranquillamente disabilitato. Un ammortizzatore anteriore che è possibile bloccare e sbloccare tramite un semplice meccanismo e anche irrigidire, quindi aumentare la durezza grazie a un sistema che troviamo sulla parte sinistra. Troviamo entrambi le luci anteriore e posteriore, quella anteriore è abbastanza potente, comandabile dal computerino, quella posteriore invece tramite un tasto fisico e una batteria viene alimentata, si trova nel sottosella. Troviamo un display di ultima generazione, ha diverse funzioni e informazioni come la carica della batteria, 5 tacche, ogni tacca un 20%, la velocità alla quale stiamo andando, il livello di assistenza che arriva fino a 5, la possibilità di accendere il fanale anteriore semplicemente con un tasto che si trova qui al di sotto del tasto meno. Va anche a cambiare la luminosità del display, perché si pensa che siamo di notte, ma la regolazione può essere effettuata anche via software grazie a 5 livelli di luminosità. Troviamo anche la velocità media, in questo caso è 0 perché sono velocità massime e media mentre stiamo utilizzando il mezzo. Per entrare nel menu, questo è un computerino completamente configurabile, sul sito potete andare a trovare e scaricare le manuali di istruzioni per capire come modificare tutte le impostazioni della bici, ma adesso andiamo a vedere quelle principali che ci interessano, quindi premiamo più e meno in contemporanea per 3 secondi. Entriamo nel menu di configurazione, andiamo su P6 e qui vediamo 100 km orari. Per rendere la norma in Italia c'è un piccolo tasto info qui in alto vicino al più, andiamo a premerlo una volta e va a lampeggiare i chilometri orari. Qui possiamo andarli a modificare portandoci a 25, che è il limite previsto per la legge italiana. Per memorizzare il valore andiamo a ripremere info e poi andiamo a spegnere il display. Adesso il valore è memorizzato. L'altra funzione che ci interessa è quella di disabilitare l'acceleratore. Andiamo quindi nel menu interno P8, schiacciamo il tasto info lateralmente. 2.02 vuol dire che è abilitato sia l'acceleratore che l'assistenza alla pedalata. 1 è abilitato solamente l'acceleratore. 0 è abilitata solamente l'assistenza, che è quella che ci interessa. Quindi andiamo a ripremere il tasto info e a rispegnere il display. Abbiamo memorizzato le impostazioni
Concludendo, è una bici che secondo me è ottima per l'utilizzo di tutti i giorni, quegli spostamenti che andiamo a fare in auto. Qui possiamo anche pensare di mettere due bei borsoni per mettere tutto l'indispensabile che ci serve ogni giorno. Abbiamo una sicurezza data proprio da questa larghezza di copertoni, ma non dimentichiamoci dei doppi ammortizzatori. Anche in terreni sconnessi avremo sempre la bici che non dondola, ma resta sempre ben piantata sul terreno. Una grande autonomia, che questo serve specialmente magari per quei tragitti casa e lavoro dove abbiamo diversi chilometri da fare, è già illuminata anteriore e posteriore ai parafanghi, che quelli aiutano a non sporcarci. Visto anche la dimensione dei copertoni, avremo una grande quantità di acqua quando andremo su quei fondi leggermente bagnati. Ha una resistenza alla polvere e ai leggeri schizzi di pioggia. Cosa vuol dire? Che in una pioggia leggera o comunque in un fondo leggermente bagnato non avremo problemi. Certamente non dovremo andare sotto un temporale o immergerci con la bici nelle pozze. Non si adatta solo al percorso cittadino, ma anche al fuoristrada. Certamente un fuoristrada per l'amatore è un entry level, quindi senza grossi difficoltà tecniche o grosse sconnessioni. Avrà sempre una buona tenuta, e anche se volete andare in spiaggia, visto che queste bici sono nate per quell'utilizzo, non la disdegna. Spero che questo video vi sia stato utile. Alla prossima, ciao da Federico.